Salve! Siamo tornati! Come va, gente? Come va, gente? Siamo di nuovo qua! Lo streamer che cresce più velocemente in tutta Italia è tornato! Incredibile! Chi se lo sarebbe mai aspettato? Yuki! Grazie al bolletto che mi ha fatto 8 mesi! Ehi, come va? Tutto bene, sono un po' stanchino, ma ci siamo. Ci siamo. Cosa si fa stasera? Oggi si parla e basta. Non faremo la di 3 ore, 3 ore e mezza, 4 ore, perché sono distrutto. Devo anche finire di lavorare delle cose, quindi non posso fare la mega maratona. Però comunque, oggi facciamo cose. Faizus, grazie al momento un premio per 4 mesi. Hola, come stai, Gravier? Tutto bene, grazie. Era basso come audio, come mai? Era di nuovo basso come audio, come mai? Ho spento il computer, quindi ogni tanto le cose si resettano da zero. Ma non dovrebbe. Non lo so. Cinchon, grazie abbonamento con Prime per 3 mesi prima di bronzo. Shoyo, salve. Niente description, vabbè, lo faremo nei prossimi giorni, gente. Faremo tutti nei prossimi giorni, su via. Come va con Mario Odyssey? Non lo so, l'ho fatto in live l'altro giorno, non è che non è successo molto da allora. Come va? Hai visto che è una giornata di The Binding of Isaac? Sì. Ho visto tutto, io so ogni cosa. Non mi sono perso niente in nessun momento per tutto il tempo che ero via. Di sicuro no, però diciamo che è così. L'ho beccato al Games Week tutta la banda, ma non sono riuscito a prendere i biglietti quest'anno. Lo so, oggi... Quest'anno c'era la capienza più limitata, quindi... Pamper focaccia con piantina time. Sì, non sono impegnato in questo periodo, dammi un piantina time. Perché no? Va bene, grazie. Ah, lavorerò qualcosa. Adesso ci penso. What the fuck? Momento peggiore. Come on. Vabbè. Grazie, avevi speso 95.000 bucket. Thank you. Comunque sì, quest'anno c'era la capienza più limitata al Games Week, quindi c'erano pure i biglietti limitati. Ci sta. È giusto così. Era comunque pieno a merda dentro. Cioè non so quanto fosse Covid safe, perché c'era blocchi di persone, spazio zero per respirare, quindi non so quanto fosse come sei, però ti controllavano comunque in Green Pass, devi per forza avere la mascherina. Ci sta. Cairo, grazie al abbonamento con Prime per 2 mesi prima di legno. Ciao Grave, salve. Cioè, poi se avessero messo ancora più persone, sì, sarebbe stato un casino, però non posso paragonarlo all'altro. Mick, grazie al abbonamento per 2 mesi anche a te la prima di legno, salve. Tranquillo, più pieno dell'aeroporto di Parigi non si può. Poi mi dici. Quindi stasera che si fa? Niente. Per te psicognomo. Va bene, basta. Non posso andare avanti ancora a lungo. Soprattutto perché ti state abbonando. Cosa cazzo? Ah, è che mancavo da 4 giorni, però. Mi pensate di fare delle let's play sugli emulatori su Nintendo Switch, tipo Zelda, Link to the Past e cose così? Eh? Emulatori su Nintendo Switch. Ah, intendi il servizio con le vecchie console. Ah, maybe. Ho capito adesso. Non avevo capito inizialmente. Sì, ci sono dei giochi che mi interessano comunque, però non so quando li recupererò. Mi ha detto, lo so che sono bassi, ma non so per quale motivo. Non c'è nessuna cosa qua che mi dica sono bassi. Il massimo che posso fare forse è questo. Non so se così aiuterà. Adesso si vede. Mi ha detto, ho aspettato per 4 ore nella speranza di contatti, ma non ho avuto il piacere di farlo. E per 4 ore ho tenuto una bottiglia d'acqua panna nella zona per farti filmare.
Butto diverse persone che stai fermando la bottiglia d'acqua. Mi dispiace, scusami, non ci siamo visti quel giorno lì. Ho incontrato una quantità di persone mostruosa, però è impossibile purtroppo incontrare tutti. Ma devo dire che quest'anno ho mai stato così tanto riconosciuto in vita mia. Mai così tanto. Era assurdo. Cioè, non mi è mai capitato che andando in giro tranquillamente con mascherina coperta, andando a passo super filato per passare da una zona all'altra, mi fermassero così tante volte. Quello non mi è mai successo come cosa. Famous. Non sono abituato che la gente mi conosca così tanto facilmente. Non stima che cresce velocemente in Italia. È corretto, è corretto. C'è una motivazione perché lo dico. La fiera fa questo effetto. No, in passato non era così tanto. Perché sono comunque abituato a delle fiere. Però alle fiere di solito era, vai in giro, per me era, vai in giro tranquillamente. Capita la volta rara in cui ti ferma qualcuno. Casomai se fai la storia di Instagram, comunque ti presenti davanti o stand Nintendo, come facevamo la scorsa volta, conoscendoci un pochino tutti lì, passa la gente, ti riconosce, ti chiede la foto, ti saluta e roba del genere. Questa volta no, visto che seguo per la maggior parte Frozen, anche lui quello ci aveva gli impegni, siamo andati in giro a cazzo di cane per il primo giorno, il secondo era un pochino più diverso. No, comunque basso, non c'è motivazione. Non c'è motivo del perché sia basso. Perché è basso? Ah, perché hanno aggiornato Streamlabs. No, il sound volume è al massimo. Non lo so. Facendo un sacco avanti e indietro, non ci fermavano anche uno stand fisso costantemente. Quindi la maggior parte del tempo era mentre passavamo da una zona all'altra. Se non per le volte in cui... No, le sabbie recupero dopo, non mi preoccupate. Se non per alcune volte in cui dicevamo, siamo qua per i prossimi... Ora, potete venirci a incontrare. In caso lì arrivava ancora più gente, però non c'ero in nessun modo abituato. Cioè, mai pensato a come cosa. Adesso che non faccio una fiera da 2 anni, però... Porca vacca. Mio Dio. Il bello è che... Poi conto bene tutto, però è molto strana come cosa. Molto strana come cosa, non ci sono abituato. Bello che è anche successo su Instagram, ha detto che ci sarà una cosa per tornare a Milano. Qualche spoilerino, non posso fare spoiler, ma dovrebbe essere entro fine mese. Cosa sto dicendo? Cosa sto dicendo? Maledizione. Il filologico. Stavo dicendo? Mi è mancato fermarti alla stazione. Non c'è quest'anno, vero Lord? Per cazzo di alert che non funziona. C'è un audio basso. Adesso dovrò capire cosa cacchio è il problema. Questa roba qua, un casino. Non so cosa sto dicendo. Ho rimosso tutto. Perché sono qua in live? Cosa sta capitando? Stai scammando alcuni abbonamenti? No. No, se no ti avevi scritto ci saremmo visti. No, infatti, me l'aspettavo perché se no avessi detto qualcosa, però non capivo. Cioè, non... Nel caso in cui eri là, hai detto ci siamo visti quest'anno. Non lo so, casomai. Però sì, abbiamo fatto un sacco avanti e indietro lì con Frozen il primo giorno, perché lui c'aveva degli impegni o no. Io sono arrivato alla fiera del tipo, uè, non ho un cazzo da fare, vediamo cosa posso trovare a fare per passare il tempo. Quindi il primo giorno ho seguito lui, il secondo giorno invece abbiamo fatto un pochino di cose differenti. Ah no, stavo dicendo che rispetto a 2 anni fa, dove ero andato comunque in fiera, ovviamente in fiera è la zona in cui ti conoscono di più, è molto di più. Ma anche contemporaneamente la cosa strana, che non so se l'ho raccontato in live, mi sembra, non me lo ricordo, ho un'ora di merda, è passato più una settimana quindi rimuovo tutto. Però comunque a tema a riguardo, quindi posso anche ridirlo di nuovo nel caso. Qualche settimana fa, quando era venuto Psicognomo anche qua a Firenze, uno dei giorni eravamo usciti io, Psicognomo e il Digio fuori a pranzo per andare a mangiare del sushi insieme. E mi ricordo che è uscito un pochino l'argomento di il canale, qualcosa del genere. E c'era il Digio che, ovviamente per scherzare comunque, è andato lì a filmare dicendo, ma tanto te non sei nessuno, non ti riconosce un cazzo di nessuno, ma tanto chi cazzo ti credi di essere? Roba del genere. Un minuto dopo arriva una ragazza e mi dice, ma tu sei Gravio, salve, mi piacciono un sacco i tuoi video. Ed è una cosa fuori di testa, perché anche lì non mi capita mai che mi vengo riconosciuto per strada. Uno, perché non esco mai. Due, perché è rara come cosa. Quindi proprio nel momento in cui l'ha detto, lui non ti riconosce nessuno, non sapranno mai chi sei, arriva la ragazza e dice, te sei grave. Dice ogni volta, dice qualcosa e poi viene fregato da... Cioè, cerca di portare avanti la sua tesi e viene distrutto dai fatti, dai facts and logic, ogni singola volta. Con lì era proprio improbabilissimo, però è carina come cosa. Mi mette in pari con le sub... E poi si possono fare altri discorsi. Cazzo!
Spyro, grazie all'abbonamento con Prime per 2 mesi prima di Legno. Ciao Gravia, salve. No, Mick l'ho già... Mick l'avevo già... Mi sembra che ci fosse già Mick, ma non importa. Mick, grazie all'abbonamento per 2 mesi è la prima di Legno. Salve. Biscotto Bobbo, grazie all'abbonamento con Prime per 3 mesi prima di Bronzo. Sapevate che affettuando l'abbonamento gratuito al canale potevate convincere Gravia a fare una speedrun di Mario Odyssey Kaizo? No. No, non potete. Da Dettino, grazie al momento che un po' per 3 mesi prima di Bronzo. Gaver, lo so che mancano solo 40 giorni di Natale. Lo sa che mancano 40. Ok, ho capito. Comunque mi ha retornato. Grazie mille. No, non ci vorrei. Non avevo fatto il collegamento che mancano 40 giorni di Natale. Non mi interessa troppo. Per me Natale inizia l'8 dicembre, non adesso. Ale Gamer, grazie al momento comprare per 24 mesi, 2 anni, piuma di ghiaccio, 2 anni di sub per questi contenuti. Non mi pento di nulla. ASMR della barba. Non so neanche se si sente. Thank you. Fra Alfri, anche te, back to back, grazie all'abbonamento con Prime per 24 mesi, 2 anni, piuma di ghiaccio, non si sente. Poi è difficile fare rumori così. Mi spiace non essere venuto a Milano a incontrarti, ma ehi, finalmente anche io... è un pelo. Finalmente anch'io sono blu ghiaccio, sono quasi commosso, grazie a tutto come sempre, chiami pure Alfri. Grazie Alfri, grazie mille, thank you. Rose of Darkness, grazie al momento con un Prime per 4 mesi. Sempre con te, mio Kohai. Thank you. Loshush. Loshush. Grazie al momento con un Prime per una volta. Benvenuto, salve. Se volete entrare nel gruppo Telegram per gli abbonati, chiedete a un moderatore, tipo Psicogno Maestro che c'è in chat. Sharkastico, grazie al momento con un Prime per 18 mesi. Più ma elettro. Ma buongiorno, sono 18 mesi. Comunque ho finito la serie di Kingdom Hearts. È veramente bella, una delle migliori che hai fatto. Spero che esca un gioco nel 2022 o nel 2024. 2022... Non c'è ancora tempo nel 2022, ma non me l'aspetterei troppissimo. 2023 di sicuro è più probabile. 2024 spero che sia uscito qualcosa entro 2024. Spero. Spero. Danilo Ordi, grazie all'abbonamento con Prime per la prima volta. Benvenuto. E Erika con la C, grazie all'abbonamento per 3 mesi. E la prima di Bronzo. Ciao Graver, grazie ancora per la disponibilità in fiera. Grazie a te. Spero di essere riuscito a incontrare parecchie persone di quelli che mi stavano cercando. Spero. Sono perso qualcosa? Spero di no. Non dovrei. Buono. E non si vengono con le buste nel community. Dopo le facciamo. Prima si fa un po' di discorsi e poi si faranno. Oggi si fa just chatting. Sì, oggi si fa just chatting. Invece l'anniversario dovranno fare qualcosa di Kingdom Hearts. Non è detto. C'è l'anniversario di Zelda. Hanno fatto il Game Watch di Zelda, ok, però non è un grande anniversario. Non dipende, devi fare per forza qualcosa. Sarebbe meglio, però non devo fare per forza. Io mi fermo venerdì, sarà la prossima. Sarà la prossima. Spero di anche essere stato decente nel rispondere alla gente quando l'ho incontrata. Perché io, essendo estremamente social inept, anche se sto migliorando, spero di non essere stato troppo strano con cui parlare. Devo dire una cosa che mi hanno detto diverse persone. Le due cose che sono state dette più volte in fiera. Provate a indovinare le due cose che mi hanno detto di più in assoluto in fiera. Prima, ovvia. Wow. Ma dai video sembravi più alto. Grazie. Grazie. Thank you. In realtà non mi dà fastidio, perché dato che sono basso e me lo dicono spesso come cosa. Però mi fa ridere un sacco di persone che vanno lì e dicono: sei più basso del previsto. Tutti. Tantissime persone me l'hanno detto. E la seconda cosa è che ogni volta che... Comunque, questa volta... Questa seconda invece è più che altro con altri youtuber con cui ho parlato. Con cui altri creator con cui ho parlato. Era... che mi chiedevano: ma quindi te dove sei? Dove abiti? Roba del genere. Abito a Firenze. Ma non c'è l'accento toscano. Tutti, ogni singola persona mi ha chiesto da dove venivo. Mi ha detto: ma tu non parli toscano? Non è vero che tu vieni dalla Toscana? Tutti me l'hanno detto. E oh, che vedevo di? Nessuno in famiglia è toscano, vedo.
Solo Richard lo sente. Sì, non so come lo senta, però dice di sentirlo. L'ho azzeccata a metà. Buono così. Ho visto che hai dato consiglio a un ragazzo. Sì, c'era un ragazzino di 8 anni che era tipo: anch'io voglio fare lo youtuber, cosa mi consigli? E ero spiazzato e tipo: non so cosa consigliarti, hai 8 anni. Guardi i miei video, dico un sacco di parolacce, non dovresti guardare i miei video. Non lo so. È un po' spiazzato in realtà in quel momento lì, però cerca di dargli dei consigli. Come è stato il rientro? Buono, buono. Avevo paura di non prendere il treno, però fatto in tempo, precisissimo. Ogni tanto dice l'accento toscano, però sì, vabbè, ci sta. Però sono molto più... cioè, non sono il Digio che parla proprio fiorentino. Capito? Con la logica lì, cioè, parlo molto più italiano normale io. Tecnicamente. Come è finita la partita di Mario Party a Games Week? Chi ha vinto? Vabbè, si può passare anche lì dopo. Allora, vi racconto un pochino i passi, le cose importanti successe al Games Week di simpatico. Che poi si collega anche alle bustine community, questa prima cosa. Perché appena arrivati al Games Week, appena visto Frozen il giorno prima, era tipo: io e te domani andiamo dal Frederick Store e gli chiediamo un box da aprire insieme. Così Frozen, faccia a culo incredibile, non ha problemi a chiedere roba del genere. Quindi noi il giorno dopo ci siamo presentati da Frederick e dal Frederick Store, incasinatissimi perché c'erano una quantità di persone attorno mostruosa, e noi siamo andati lì e abbiamo detto: dateci un box da aprire. Ci hanno fatto aprire un box davvero. L'abbiamo aperto in live sul Instagram di Frozen, e facendo sapere se in realtà attorno a noi si è creata ancora un sacco di gente, stava guardando cosa stiamo facendo. Poi mi ha fatto un sacco strana come cosa. E ci siamo divisi un box in due. Mio Dio, che sfiga ho avuto. La sfiga più la mia sfiga delle carte Pokémon di recente forte l'altro giorno era incredibile. Era davvero davvero forte. Sondaggio in corso. Da 0 a Saido, quanto è famoso Gavir? Livello Frotm, livello Digio, livello Psicognomo, livello Richard HTT. Votate, sono questi sondaggi importanti. Pirasan, grazie per aver 21 mesi. 21, wow! Grazie per la compagnia Gravier. Thank you. Ringraziare della Madonna. Anonimotto, grazie al momento comprare 24 mesi. È la piuma di ghiaccio, 2 anni. Quanti gente di 2 anni oggi? Salve. Hola. Buonasera. Salve. Hai parlato con Federic? Yes, ho parlato anche con Federic. E siamo aperti un box a metà, quindi 18 bustine a testa. Ho trovato una carta. Ed era un crabombinabile V in 3D. È letteralmente la peggior carta del set. Tra i miei 18 pacchetti, però, c'era una seconda carta rara che è arrivata a Dena, la ragazza di Frederick, che ha detto: vai, ti aiuto io, ti apro un pacchetto per te. Scegli un pacchetto a random, tira fuori una rainbow. Ragazzi, è possibile. Ho capito che lei è fortunata, io sono sfigato, ma c'è... fino a tutto c'è un limite. Non posso per 17 pacchetti trovare una carta di merda, lei ne apre uno e trova una cazzo di rainbow. Però... però anche lei è annosa, ci lavora lì, ormai lo sanno fare. Lo vogliono da distante, hanno i raggi X per capire quali sono i pacchetti buoni, non so che cazzo fanno. Mentre Fro mi ha distrutto perché ha trovato tipo 6 carte rare. Io una, conto 6. Non era fattibile. Abbiamo fatto tipo... se non ci fosse stata la carta di Dena, avevamo fatto 13 a 1. Con la carta di Dena, 13 a 6. Quasi rimontone, no, mai. Zergantis, grazie all'abbonamento per la prima volta, benvenuto anche a te, salve. Quindi quella è la prima cosa che abbiamo fatto, che abbiamo invaso il Frederick Store fuori da ogni programma per fare quella cosa lì. Dopodiché Fro doveva andare in diversi stand, quindi un pochino ho seguito, fino a che non ci siamo fermati, diciamo, allo stand Huawei, dove lì abbiamo fatto pure la storia dicendo: uè, siamo qua, ci volete incontrare. E il bello è che c'era appunto il manager community di Huawei che ho incontrato lì. E ovviamente stavo aspettando anche Frozen perché doveva fare una cosa insieme. È bello che è arrivato Frozen con me dietro. È arrivato Frozen e ha detto: ah, ciao Frozen, come va? Ma quello è Gravier. Cioè, anche lui mi conosceva. Dicevo: tu sei il manager di Huawei, che cazzo mi conosci? Oh, che io non so chi sei tu, che cazzo mi conosci te? Va bene. Quindi mi ha incontrato lui e ha detto: no, entra anche te, non ti preoccupare, vieni dentro anche te nello stand Huawei. Sono entrato al stand Huawei e abbiamo fatto lì meet and greet con la gente, abbiamo incontrato un sacco di persone e ci siamo fatti un sacco di foto lì. Quindi ho detto: va bene. Che cazzo, va bene, ok. Grazie manager Huawei.
Thank you. Vabbè, non ho capito molto, però carina come cosa. E cosa era principalmente il primo giorno? È successo qualcosa di strano il primo giorno oltre a quello? No, primo giorno no, se non sbaglio. Il primo giorno era quello in cui avevo passato più che altro tempo a girare un pochino la fiera, incontrare persone, e basta. Quindi all'incirca c'è quella roba lì. Eccetto che a fine giornata avevo lasciato delle cose al FedEx, perché avevo fatto lì lo spacchettamento e tutto. Quindi sono tornato lì, e mentre eravamo lì, ovviamente perché c'era per un sacco di ore, c'era Dario che stava facendo il diciamo gli incontri per le carte della lore, e firmava un sacco di carte lì. Quindi noi siamo entrati completamente a caso. Dario random si gira, mi guarda e dice: Gravier! E sono morto da ridere. Perché si è girato, ha visto Frozen e ha detto: ah, ok, ho visto Frozen. Si gira verso di me: Gravier! Mi ha fatto morire. Non ho potuto parlare molto perché c'aveva davanti a sé una fila di minimo altre 3 ore. Quindi non volevo prenderlo e tirarlo fuori da quella cosa lì, perché erano già le 5. Se andava avanti così, la fiera finisce alle 7. C'aveva da fare fino alle 8 minimo, secondo me. Quindi non volevo prendere del tempo. Però me l'ho salutato e ho detto: ah, salve, come va? Tutto bene. E poi me ne sono andato, perché comunque dovevo soltanto prendere la roba. L'ho durato a firmare roba. Però mi è piaciuto un sacco come cosa. Ti hai dimenticato Kama Teletubbies? Tu, quello era il primo giorno, è vero. Faccio confusione, era un sacco di roba. Il primo giorno c'era anche appunto il firmacopie di Richard, che era appunto per fare incontro per il suo fumetto, che comunque ha pubblicato di recente, roba simile. E non so che cacchio di sfida avevano, dove Kama si doveva presentare al Games Week da vestito a Teletubbies. E c'era tipo una sfida che doveva essere conosciuto tot volte. Quindi l'ho incontrato in realtà 2 volte, Kama. Perché completamente a caso, mentre stavamo facendo spacchettamento, o poco prima o poco dopo, una roba del genere, è arrivato e ha detto: Gravier, ti vedo, vieni qua! E quindi l'ho incontrato. E la seconda volta in realtà era anche assieme a Richard. Richard era tutto imbacuccato per non farsi riconoscere, perché sennò lo bloccavano e moriva lì in mezzo. E quindi l'ho incontrato lì mentre c'era Kama vestito da Teletubbies gigante. Figata. Anche quello lì carinissimo come cosa. E quello era il giorno 1, tecnicamente. Eravamo anche usciti fuori a cena, però quello era, diciamo, il giorno 1. Sì, sì, era vestito da Teletubbies. Era un Teletubbies color lime, fosforescente, gigante. Non potevi perderlo di sicuro. Se avevi una minima idea di come potesse essere, lo riconoscevi, secondo me. Per non farsi riconoscere, ma c'era un Teletubbies a fianco. Nice move. No, nessuno lo riconosceva, te l'assicuro. Per come era imbacuccato, non si riconosceva. Perché è dovuto arrivare Kama, che mi ha detto: uè, vieni qua, ti faccio vedere qualcuno. E c'era lui. Praticamente si vedeva soltanto la fascia degli occhi così, incognito in mezzo alla fiera. Nessuno poteva vedere. Anche con Kama accanto, nessuno poteva vedere. Ma quanto siete stati? Per quando eravamo, praticamente tutto il giorno. Il secondo giorno, letteralmente fino a chiusura. Il primo giorno siamo andati verso le 5 e mezza, 6 e mezza, se non mi ricordo. 6 e mezza, se non sbaglio, sì. Mi ha fatto non morire di caldo. Era quello o non riuscivo ad andare da nessuna parte, quindi era un po' quella di... il... come lo poteva gestire. Eddie Vado Live! Eddie Vado Live. Eddie Vado Live. Non so come si pronuncia, ma grazie al Red 24 Lenti. Difendete! Ma è fine description a quando? Non credo che lo finiremo prossima live, però presto non torneremo a giocarlo. Elefante psichico da guerra, grazie a voi che ho comprato per 7 mesi. Questo è stato il momento più bello della Games Week. Un po' di preciso non saprei quale possa essere. Beh, un buon momento era noi allo stand di Huawei, che appunto stavamo incontrando la gente. Ed eravamo rimasti lì comunque perché era un buon punto per farsi riconoscere. E c'era Frozen che ha detto: uè gente, vado un secondo allo stand di Pumpling, perché devo andare a fare una cosa lì. Vado e torno 5 minuti e arrivo. 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti, 30 minuti, 45 minuti, un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e mezza. Ho detto: non è possibile, dove cazzo è finita? Siamo andati a cercare perché non tornava più. Non so cosa gli sia fatto. Ho detto: ah, mi hanno bloccato. Dovevo incontrare gente e parlare con...
dovevo incontrare, parlare con gente. Dico, che cazzo fai? Oh, si è scritto 5 minuti, vado e torno. Se scomparso per un'ora e mezza. Che cazzo è andato? È impossibile stare dietro a Frozen. Si perdevano i 2 secondi. Zergantis. Grazie alla donazione da 25 euro. Sono io il manager Huawei. Volevo ancora ringraziarti per il tuo tempo, la tua gentilezza, per tu sai cosa. Grazie ancora di cuore a livello personale. Grazie mille anche a te. Grazie mille. Non mi aspettavo donazione così a caso, però grazie. Sì, boh, vabbè, grazie. Ma davvero sì, ha detto così, che vi devo dire. Quanto misterioso sto messaggio. No, no, no. È un fake, scusate. Non credo. Non penso. Ti ha detto anche prima che era lui, ma l'hai costato. C'è un top messaggio in chat, non riesco a vedere. Non riesco a vedere tutto. Non sono un fake, è vero. Grazie mille. È stato comunque un piacere conoscerti tutto. E per fare a lui sa. E quindi ci eravamo completamente persi per un'ora e mezza. Frozen c'è anche, appunto, Zergantis che lo cercava, diceva, ma lui doveva essere qua per fare una roba. Dove cazzo è finito? È scomparso le 30 per un'ora e mezza. Non tornava mai. Ma perché non parto gli alert? Cosa cacchio è successo su Streamlabs? Ho chiuso il computer per 4 giorni e non funziona più niente. Va bene. E di vado live, grazie abbonamento con Prime per prima volta. Benvenuto, salve. Grazie mille, siete il Red che della sub. Ma quanto sei alto per essere basso? 1,70. Poco meno o poco più, dipende. Non so. Sono alcune volte misurato, ero 1,69, alcune volte 1,71, quindi non cambia molto. È attorno a quella fascia lì in ogni caso. Basso. Too much to be honest. Sono molto molto alto, esatto. In realtà, il primo giorno eravamo usciti, perché ho incontrato psicognomo anche a Milano venerdì. E c'eravamo a cena, io, mio fratello, psicognomo, Frozen e un'altra ragazza che comunque era lì con Frozen. Cazzo, ero il più alto, un titano! Un titano gigantesco! Altro che Dario Moccia con 1,90 m. Lì in mezzo mi sentivo un campione. Porca vacca! Tutti dei nani in paragone, tutti degli schifi. C'è mio fratello che è un centimetro più basso di me. Frozen che è ancora lì che dice, no guarda, sono io più alto. Cazzo, vero? È psicognomo, che è psicognomo. È un ognomo, non ci può essere altro. I traguardi. Ma Frozen pensavo fosse alto. Frozen è uguale a me, stessa altezza. Secondo me io sono un centimetro più alto, però. Un centimetro. No, contratto tra me e Fro chi è più alto. Sono tanto alto quanto Fro, quindi sono, se è più alto Fro, tecnicamente. La nordica. Sono un titano, gente, sono un titano. È bello che ne parlavo l'altro giorno, appunto. No, in realtà oggi, proprio con mia mamma. Perché appunto le avevo anche lei raccontato il fatto che tutti dicevano, ah, te sei, non sei toscano, non parli toscano. E tipo, no, sono toscano, abito a Firenze da 20 anni, sono toscano. E ne parlavo con mia mamma, tipo, sì, perché comunque noi abbiamo un po' da parte del nonno che siamo sardi, e sa che tutti i sardi sono piccoli e bassi. Ho detto, in effetti conosco Frozen, anche lui è esattamente alto quanto me, quindi in realtà mi torna come teoria quella di mia mamma. E tutti i sardi sono piccoli e bassi. Da quello che ho visto mi sembra corretta al momento attuale, poi potrei essere smentito in futuro. Quanto è alta tua mamma? Magari la batto. Poco. Credo la batti. Non so. Sì, la batti di sicuro. Altezza pecora, sì, all'incirca quello lì. Stessa fascia comunque. TX Andre, ragazzi, abbonamento con Prime per 3 mesi prima di bronzo. Uè, signor Gabe. Salve, benvenuto. I santi sono piccoli e bassi. Mio padre è 1,78. Vabbè, paragonato tipo a Dario, a Tonks, a diverse persone che ho incontrato, sono più di 1,90 m. Non è comunque un titano, 1,78. È di sicuro molto più grande di me, però è tanto alto quanto il Digio. Dai, dai. Comunque avete uso perché Fro davanti non gli ha dato un pugno in faccia.
Perché se c'è il tuo rivale non ti puoi superare in iscritti. Beh, mi ha già superato. Al massimo devo superare io. No, l'obiettivo è: mi ha superato, quindi adesso devo restituire. Devo superarlo e poi posso farlo. Cosa logica, mi sembra. Ancora sono una delle persone che ho incontrato. Però il secondo giorno, ad esempio, è il giorno in cui ho incontrato un sacco di gente. Che posso raccontarvi un pochino di quello lì adesso. Il primo giorno l'unico che ho incontrato praticamente era Dario. Che ci ho parlato un minuto, però comunque è stato un piacere come cosa. Il secondo giorno ho incontrato diverse persone. Comunque alcune sono anche uscite fuori a cena. E per la giornata principalmente cosa abbiamo fatto? Ah, sì. Cosa abbiamo fatto di importante di domenica? Non ho fatto niente di importante di domenica. Ero sul palco di principale di del Games Week. Era quello di Radio 105, tipo, non so come si chiamasse. Per giocare per tipo una trentina di minuti a Mario Party Superstars con Frozen e Frake. C'era quello che ho fatto. Però oltre a quello non ho fatto nient'altro. Sono dimenticato questa cosa. Che poi il bello è che, tipo, fino a 3 settimane fa eravamo tutti tipo: no, Nintendo non farà niente quest'anno al Games Week, non faremo niente di importante quest'anno. Sabato arrivano e dico: beh, c'abbiamo uno spazio libero sul palco, volete andare sul palco? Ma andiamo sul palco, facciamo qualcosa. Noi siamo messi sul palco principale per una trentina di minuti e a giocare a Mario Party Superstars, dove ero con Frozen e Frake, perché il secondo giorno c'era pure Frake. Ovviamente ho incontrato anche Frake. Frake, ad esempio, un titano tra di noi, perché è più di 1,80 m, 1,90 m, non lo so. Comunque lui è comunque gigante paragonato a noi, quindi lì non mi sentivo più il capo della situazione, purtroppo. È arrivato lui e ha detto: merda, è arrivato Frake, un colosso gigantesco. E quindi non potevo più vantarmi del fatto di essere il più alto. Però siamo andati là sul palco e alla fine abbiamo fatto un po' di minigame completamente random di Mario Party Superstars. E non ero ultimo, ma ero penultimo? Non mi ricordo se avevamo finito 5-6-5 tra me, Frozen e Frake, o se era 6-6-5 con Frozen e Frake a pari merito e io un attimo dietro. Una roba del genere comunque. Guardate, come sempre si equalizzano contro di me. Tempo 2 minuti sul palco. Oh, ma equalizziamoci contro Gabe perché lui è bravo. Basta! Ogni volta! Non ce la faccio più! Anche quando gioco con psicognomo, lei dice: oh, andiamo a attaccare Gabe. Basta! Cosa volete da me? Sto facendo il mio, lasciatemi fare. Devo giocare sempre in salita. Devo giocare sempre in salita. Però comunque 5-6-6 mi accontento, mi accontento. Non so di cosa parli, io sono offerto. Non ne sono sicuro di questo. Sì, abbiamo fatto una cosa lì che era molto carina, perché era stata orientata completamente a caso all'ultimo secondo. E dopo era, ma sono riuscito a incontrare un sacco di gente. Ho incontrato ad esempio ho purtroppo visto per poco, però ho incontrato finalmente di persona Tiamat, che spesso li facciamo anche raid. Abbiamo fatto un paio di cose in passato insieme. Che purtroppo gli ho parlato poco, perché lui era, ha finito di fare tutte le sue presentazioni. Comunque era stato invitato a fare diverse cose e l'ho incontrato verso le 3 di pomeriggio. E l'ho incontrato e era tipo: cacchio, volevo vedere te, però c'ho un mal testa incredibile, ne devo andare. Quindi mi sono dovuto andare subito dopo. Però mi è stato un piacere almeno vederlo per un attimo. Devo scrivergli per fare delle robe insieme, perché lui mi ha detto: io faccio schifo a scrivere alla gente e fare roba insieme. Io gli ho risposto: guarda, lo faccio schifo anche io, ma io sto migliorando, quindi devo prendere l'iniziativa. Devo scrivergli per fare qualcosa insieme, quindi stavolta devo essere io a chiedere roba da fare con Tiamat. Poi ho incontrato più che altro persone nel mondo Pokémon. Ho incontrato Diego, che lavora a Pokémon Next. Comunque l'avevo già incontrato in passato, però era un bel po' che non lo rivedevo. Ciao Digio. Ho incontrato per la prima volta Axo, che era da un po' di tempo che ne sentivo parlare. Comunque perché lo conosce Frozen, lo conosce Fake, comunque loro amico, ma io non ho avuto mai occasione di parlargli. Quindi ovviamente incontrato, gli ho parlato un pochino. Molto simpatico una persona. In realtà tutti quelli che ho incontrato sono stato un sacco d'accordo, tutti super piacevoli. Mi sono trovato un sacco bene con tutti. E Axo, mio fratello, letteralmente. Ho incontrato anche Federic,
perché c'era finalmente Fede, che nel momento in cui verso comunque fiera tarda era un momento in cui poteva uscire dal suo stand e non andavano ad avere una calca attorno, quindi finalmente è riuscito un attimo a uscire. Ci ho parlato un attimo, abbiamo parlato di un paio di cosette, siamo presentati per bene, ho detto ah ma ti conosco Gravierone, ho detto let's go, sono famoso. No, però è carino comunque finalmente parlargli, perché cazzo, dopo tutto il tempo che comunque ci invia carte, Frederick Store ci sponsorizza, ci fa fare gli spacchettamenti e cose carine comunque insieme. Vi avevo parlato una singola volta per vagamente in passato, potevi un secondo parlargli meglio, era un pochino meglio. Ha incontrato me e Mirko, ho incontrato anche diversa gente della Redcraft, e comunque capita che incontro qualcuno, perché ogni volta che si passa da quelle cose lì riesco sempre a incontrare qualcuno della Redcraft. Che ho incontrato gente che ha detto la Redcraft è completamente diversa, dovresti vederla di nuovo. Gioco più a Minecraft, sono curioso, però non gioco più a Minecraft, io non voglio vederla. Casomai in futuro, non sa mai. E anche lui comunque molto simpatico, non sono andato molto d'accordo. Però palesemente super impegnato e lui ha distrutto. Anche perché lui erano le 5 e la fiera chiude alle 7 di sera. Però contemporaneamente lui deve smantellare l'intero stand e tutto, quindi loro hanno finito alle 2, quindi porca vacca. Stava morendo lui palesemente. E ho incontrato anche sempre di Poketuber, utilizzando termini americani, che in realtà non è tuber, è semplicemente streamer, Agostini. Non so se lo conoscete, è molto più specifico comunque anche lui nel mondo Pokémon. Giocatore super competitivo di Pokémon BGC. Tutti l'ho incontrato, hanno detto tutti, lui è bravissimo, fa i mondiali, è potentissimo, ha detto vai, figo. E lui è un sacco simpatico anche lui come persona. BGC di mio padre. Lui è un sacco simpatico come persona. Bello che gli ho parlato, lui palesemente toscano. L'ho incontrato, tu di dove sei? Di Firenze. Sentiva palesemente che fosse di Firenze. Lui mi risponde, tu di dove sei? Firenze. Tu sei di Firenze. Lui era una delle principali persone che me l'ha detto. E tipo, tu cazzo di Firenze? Dove sei di Firenze? Sono di qua. Ah, ok. Non giustifica il fatto che non parli fiorentino. Sai perché... devo fare tutto lo spiegone gigantesco. Poi anche lui è super simpatico. Se devo prima o poi entrare nel competitivo Pokémon, chiederò a lui a questo punto. Mi sembra la cosa più sensata. Se hai perso 5 sub. No, non l'ho perso. Sono lì, non l'ho perso. Sono qua accanto, non ti preoccupare. Ho trovato qualcun altro, mi sto dimenticando qualcuno? Ho incrociato Creepy. Però anche lui ci ha parlato un minuto e basta. Tu nel competitivo Pokémon è strano. Non ti ci vedo metterti in un gioco online competitivo. No, infatti, però. Sì, lo so. Ce l'ho qua. Ho incontrato pure ragazzi di Pokémon Go Raid Italia, che mi hanno dato un portachiavi stampato 3D. Ce l'ho qua accanto letteralmente. Un portachiavi stampato 3D. Ne ho parlato mentre stavo aspettando Frozen, perché ovviamente Frozen è scomparso, sai. Ci incontriamo da 5 minuti a Stand Frederick Store. Va bene, 45 minuti sono passati. Quindi ho incontrato i ragazzi anche di Pokémon Go Raid Italia. Ci ho parlato per un fottio di tempo mentre aspettavo Frozen, perché è impossibile reperire quell'uomo. E basta. Non si fa niente. Non dico niente. Più di mezz'ora, sì. Anche 45 minuti. Basta. Se non sbaglio nient'altro. Hai mai visto il design del Coda Store? No. Hai saputo che il gioco di Chop sarà gratis? No. Però ci sta. Sembra sensato. Su YouTube potrei le spedire diamante lucente per la spendente? No, sono andato su Twitch, penso di farlo. Hai convinto Frozen a fare le penitenze? Mi ha detto, Frozen, quando torni, vai a fare le penitenze. Sì, sì. Appena torno vado a fare le penitenze. È in Toscana. Questi giorni qua è in Toscana. Probabilmente se è qua a Firenze, questi giorni lo vado pure a vedere. Lui non tornerà mai a casa. Lui non tornerà mai a fare video e non tornerà mai a casa. Continua a girare il mondo, girare l'Italia, cercando di rinviare il fatto di dover fare le penitenze. Dice, no, guarda, sono a Milano Games Week, non ho tempo di fare le penitenze. No, guarda, dopo Milano Games Week vado in Toscana, non sono a casa a fare le penitenze. Ma dove?
E sì, con loro appunto avevo fatto anche la cena, perché la cena finale ci sono pure delle immagini su Instagram, pure condivise. Eravamo tutti insieme, c'eravamo Freak, Frozen, io, Axo, Agostini, c'è anche mio fratello. Tutti insieme a fare un cenone per concludere la fiera. Avevamo poi invitato Fede, che però appunto lui doveva fino alle 2 di notte smontare lo stand, quindi sembrava giusto che dovesse lavorare. L'unico che non ho potuto incontrare era Tonks, perché Tonks non c'era alla fiera. È stato un peccato. L'avrei visto tutti dopo 2 anni. L'unico che mancava era Tonks, però se non poteva venire, non poteva venire. Hai visto che Sabaku va a Los Angeles per Elden Ring? No, ma ci sta. Credo sia Elden Ring, altrimenti per cos'altro? Ah, no. Non ho idea. Non ho chiave. Non ho incontrato Sidonia. So che era lì, ma credo che lui fosse mostruosamente impegnato, del tipo che deve fare avanti da un pannello all'altro. Pannello. Un pannello all'altro, uno stand all'altro, a fare roba, non poteva fare nient'altro, quindi non ho avuto occasione di parlargli. Avevo pensato pure di passare da Gian Andrea, però Gian, anche lui era nella zona intake, con un sacco di persone attorno. Diventava un casino comunque andare fino là, perché anch'io ero impegnato nelle mie cose. Però ci hanno comunque altre occasioni per roba del genere. E quelli sono tutti quelli che ho incontrato. Se non è impegnatissimo, sì, infatti. Me ne sono reso conto, ho visto un attimo le sue storie di Instagram e ho detto, nah, a posto, ho capito che situazione è. Ma ho lasciato il più importante per ultimo. Sapete che ho incontrato? Che era c'era la Game Music? Non gliel'ho chiesto, cazzo, è vero. Non gliel'ho chiesto. Riferito a Moscio prima del DJ, no. Sapete che ho incontrato di veramente importante? Quelli che veramente contano? Ho incontrato Westerman. Ho incontrato Westerman, che era lì con appunto la sua scuola di disegno per fare uno stand là alla fiera. E quindi nel suo singolo momento di pausa ho detto vado a cercare Graver, e poi sono riuscito a incontrarlo. E sono più alto di Westerman. Io sabato ero un gigante. Io sabato ero un titano. Arriva anche Westerman, cazzo, sono più alto di Westerman. Un nano, un gnomo. Western gnomo, altro che di Westerman. Il piscio in te. No. È stato un piacere non conoscerlo. Volevo parlare di più, però ovviamente non c'era occasione, perché è venuto per un attimo nel momento di. Ma non è un cazzo vero. Ma dove? Ci sono le prove. C'è la foto? Dovrebbe essere la foto. Secondo voi chi è più alto qua? Secondo voi chi è più alto qua? Secondo voi chi è più alto qua? Però non sei più alto di me, è vero? Ho incontrato anche Avo. Avo è più alto di me. Oh. 200 persone che incontro una giornata, qualcuno dovrà battermi purtroppo. Maggior parte. C'è da considerare in connessione del telefono. Adesso la prospettiva. I riflessi della luce. C'era troppa caldo nell'aria, quindi c'era l'aria che evaporava e ha creato un miraggio alzandomi di 3 centimetri. Tutte scuse. Erano le luci strane. Sei proprio uno youtuber, grazie. Thank you. Non hai fatto foto con Frola Games Week? No, se non per quella di gruppo no, adesso non ci penso. L'ho fatta con Freak. La metterò probabilmente domani su Instagram, la foto che ho fatto con Freak. Che è molto interessante quella con Freak. Anche tu è che ti fai le foto con le persone da sedute. Ma se dovessi fare tipo la foto con Dario, dovrei farlo da seduto, perché lui... Cioè, sono arrivato lì, ho pure dato un abbraccio. Cacchio, eravamo all'ombelico. C'era un'altra persona sopra di media altezza. Quando c'era Dario, un gigante. Chi è il mod più basso? Lord, Wes, Gnomo, spoiler, non credo. Fossoso, Digio Alternative. Cosa significa Digio Alternative? Vabbè. Visto il doppiaggio di JoJo Stone Ocean? No, non so niente. Il tuo stand ti ha reso più alto, non mentire. Lo stand mi ha reso sfigato come al solito.
spacchettamento. Abbiamo fatto spacchettamento nel gruppo fusione, che dovremmo andare a fare pure presto io e Frozen in sfida come facciamo di solito. Madonna che sfiga. Madonna. Spero non vada così. Perché tra l'altro almeno lì la cosa è che abbiamo aperto le carte, ma poi le abbiamo lasciate, perché ovviamente, cazzo, li entriamo dentro, ci ospitano, ci fanno entrare, ci fanno fare pure la cosa tranquillamente. E abbiamo lasciato le carte così comunque potevano, le tengono loro e tutto. Però cazzo, adesso quando mi arrivano il mio box, spero mi arriva così decente. Su via, su via. Da 8 box che mi mandano mi esce un cazzo. 8 no, 4 sì. 4 sì. Doppiaggio di Jojo Stone in italiano, ma uno dei peggiori mai sentiti. Strano, perché? Beh, non lo so. Tu hai avuto possibilità di provare Elden Ring? Non c'era Elden Ring alla fiera da quello che ho visto. Onestamente c'era meno file per giochi degli anni scorsi. Probabilmente essendo stata comunque organizzata a periodo Covid, con ritardi vari, incertezze, roba simile, non c'era niente del genere, però non lo so. Però hai tenuto le carte dei pacchetti. True. Ve l'ho messo. Ho tenuto le carte dei pacchetti perché avevo salvati tutti, così non dovevo aprirli per occuparmi durante le bustine di community. Dove li ho messi? Devo aprire tutta la zaino dopo per trovare la roba. Se lo lasciate a casa di mio fratello è un problema. Vabbè. Una l'avevo anche io. Sì, una l'avevo data. Una delle cose che più belle che ho firmato comunque in fiera, una ragazza mi è arrivata e mi ha detto: uè, ho una bottiglia d'acqua, me la firmi? No problem. No, aspettate, la cosa assurda, la cosa assurda, che eravamo lì appunto a fare lo spacchettamento da Federic, e c'era un sacco di gente comunque ci seguiva, che si era formata attorno e che ci stava vedendo fare lo spacchettamento direttamente in live di persona. E alla fine c'era un paio di persone che hanno chiesto: mi dai una carta firmata? E mi ha detto: sì sì, ti do una carta firmata. Un ragazzo, non sbaglio di specifico. E quindi Frozen ha tirato fuori una carta a caso, l'ha firmata e l'ha data. Con la mia invece ha detto: posso avere un anche del Graver? Sì sì. E abbiamo preso tutte le carte, mazzo gigantesco così di carte comuni e non comuni, gli abbiamo messo così, detto: scegli una carta a caso e te la firma Graver. Prendi una carta a caso, la gira. Energia acqua. Com'è possibile? Com'è possibile? Com'è possibile? Quello ero io. Eri te, Avo? Eri te, Avo? Adesso non me lo ricordo, scusami. Sì. Nice! Avo, c'ha una mia carta acqua firmata. Non so com'è possibile, c'era... Avo, come cazzo hai fatto? C'erano tipo due energie acqua in tutto il mazzo. C'erano 400 carte. Con quale probabilità? C'è tipo l'1%. 0,5%. Una probabilità infinitesimale. Come cacchio hai fatto? Nemmeno io la... Comunque adesso mi metto in pari. Sono qua a parlare da troppo tempo. Tu Kendrew, grazie abbonamento con Pan per 3 mesi prima di bronzo. Bro, vivo anch'io questi sporadici momenti svettamento dal basso del mio 1,71 m. Siamo lì anche io e te allora. Un saluto dal doc. Ciao Alex Bedrag, grazie abbonamento con Pan per 9 mesi prima di oro. Uè, salve. Carota Meme, grazie abbonamento con Pan per 5 mesi. Ciao Graver, come stai? Tutto bene, sono un pochino stanchino perché dovendo stare appunto in fiera per la mattina a sera, perché entravo alle 10, uscivo alle 7, se non più tardi, perché l'ultimo giorno siamo usciti anche più tardi. Stando pure la maggior parte del tempo in piedi, comunque incontrare gente e tutto, ero distrutto la sera. Cioè, il primo giorno, cioè il secondo giorno, sabato, quando siamo usciti fuori a cena comunque, siamo usciti attorno alle 6:30, siamo arrivati sulla metro, sono seduto sulla metro e tipo, ah, finalmente seduto, mamma mia, le gambe mi stavano distruggendo. 5 minuti dopo, accanto a Frozen, uno accanto all'altro, così stavamo svenendo letteralmente. Quindi un pochino stanco, ma sono contento. Cinni, grazie abbonamento con Pan per 8 mesi. Graver, preferisci calzini a tema natalizio o le lucine RGB dei computer da gaming? La tua risposta è qua. C'è le lucine a tema natalizio letteralmente sullo sfondo, perché è più comodo da montare ed è più easy, ed è il risultato è praticamente uguale. Volo, grazie abbonamento con Pan per 19 mesi. Mi spiace tantissimo essere potuto venire al Games Week. Ti ringrazio molto dell'audio che Mirko ti ha fatto fare. Spero di poter venire la prossima volta. È vero, perché
Mirko mi aveva detto che Terry con loro, che quando mi ha detto ah forse lo conosco, un utente che ti segue da parecchio, si chiama Volo 34, ho detto sì che lo conosco Volo 34. Lavora con voi Volo 34, non lo sapevo. Nice, sono contento. Elia, grazie abbonamento con Prime per 2 mesi. Devo capire come questa cosa di allerta, mi dà fastidio. Grazie abbonamento con Prime per 2 mesi e prima di legno. E Ray Vaxelian, grazie abbonamento con Prime per 3 mesi e la prima di bronzo. Rosso fa schifo. True. Check Telegram. Mi ha mandato la carta firmata? Tac. Carta firmata di Avo. E comunque sono dovuto inventare una firma da Gravia perché non avevo di idea di come farla. Me la sono inventata sul momento in quei giorni lì, quindi gigante, poi Gravia scritto in con la mano che trema e traballa come se avessi il Parkinson praticamente, andando veloce. È la mia modo di fare le firme, anche la mia normale sarebbe così praticamente, quindi non cambia molto. Alberto, grazie abbonamento con Prime per 1 anno. Arma di fuoco. Mario ha ragione. Traballax. Ma ha ragione, concordo. Non so per cosa, ma concordo. La Schnappa, grazie abbonamento con Prime per 10 mesi. Siamo a 10. Volevo chiedere se ti hanno portato qualcosa, regalato qualcosa a Games Week. Allora sì, ce l'ho delle cose, ma non ho ancora tirato fuori niente. Io quello che ho fatto oggi è che mi sono svegliato, sono rimasto un pochino a letto in stato comatoso, poi mi sono alzato, ho fatto colazione, ho fatto la doccia, ho fatto la valigia, sono uscito di casa, ho raggiunto il treno all'ultimo secondo, fatto sul treno, il viaggio in treno, fatto le mie belle storie di Instagram da persona social che sono, che faccio sempre io, sono bravissimo con queste cose qua, non ho mai sbagliato. Arrivato a casa, pranzato, cacatina tattica, registrato il video, mi sono messo a editare il video, pranzo, cena volevo dire, e sono qua. Quindi non ho avuto tempo di aprire niente. C'è ancora tutto chiuso, quindi. Però dovrebbe uscire un video domani almeno. Tutto va bene. L'anno prossimo vai a qualche fiera, magari a Luca Comics. Molto volentieri. Luca Comics quest'anno non l'avevo fatto perché volevo vedere un pochino la situazione, più che altro, eh. Perché la prima fiera, secondo me, è importante. Dicevo, se ci fanno un casino, decido se andarci o meno al Games Week. Per sicurezza ho voluto utilizzare come test, per vedere se ci va fuori un casino o meno. Non è uscito in seguito, va bene, andiamo a Games Week tranquillamente. Non so se farò altre fiere comunque. Il giorno in cui mi inviteranno alle fiere di sicuro sarò più predisposto ad andarci, senza alcun dubbio. Luca Comics prossimo anno ci organizziamo e prendiamo un Airbnb together. Dipende da cosa succede, però sì, volentieri, perché no. Ma su Kingdom Hearts non c'è niente? No, molto non c'è nessuna news di recente. Come sempre dicono, entro fine anno esce l'update Dark Road, ma non è ancora uscito niente, quindi si aspetta. Come fai a non sbagliare mai, cioè? Decisamente sbaglio io. Pare che sbaglio. Basta? Queste erano tutte le cose che sono successe al Games Week praticamente. Un pensierino per Letna Comics? Letna Comics è sull'Etna. Non mi fido troppo dell'Etna personalmente. Non è brutta persona l'Etna. Non lo so. Sarebbe la prossima live Monster Guide del Games Week o come prima 30 minuti di live? No, no, 30 minuti no, è una cosa da 5 minuti, eh. Non ho avuto 1000 persone, ma ho votato un sacco di roba. Ma anche per fortuna, perché sennò non sapevo dove metterla, perché ogni volta se qualcuno mi dava la roba me la dovevo tenere in mano, non potevo fare altro che tenermela in mano, quindi era anche scomodo per me. Quindi in realtà sono contento che mi hanno dato roba, però contemporaneamente se c'avevo tutto in mano era la fine. Un paio di cosette comunque me l'ho regalata, però non è che c'ho una caterva di roba. Me lo posso tirare fuori e dico guardate, qua c'è la roba del Games Week. 2 casse piene. Una sottopanca che porto da Milano strascicandola con un sacco di roba. No, semplicemente c'è un paio di cosette. Etna Comics a Catania. No, si chiama Etna Comics, era sull'Etna. Su via. C'è scritto sul titolo. E Riccardo tutto questo. Riccardo c'era. Il mio fratello c'era il secondo giorno. Perché avevo preso un biglietto aggiuntivo. Perché non si sapeva. Essendoci biglietti comunque a capienza limitata, io ci volevo andare al Games Week. E visto che loro non mi rispondevano con il cazzo di accredito stampa, ho detto ok, mi compro il biglietto. E alla fine mi hanno dato l'accredito stampa 4 giorni prima che iniziasse la fiera, con tutto sold out.
senza dirmi niente. Mi hanno dato finalmente, però ovviamente io ho già creato un piano B nel caso non funzionasse come cosa. Mi dicevo un biglietto in più, ho detto: ehi, vuoi venire di domenica? Ed è venuto di domenica mio fratello. Quindi ci siamo portati un pochino in giro, ha visto un po' tutto quello che facevo. E cioè mio fratello è tipo: che no? Le scorse volte non lo conoscevano così tanto. Ma lo vedo, lo fermano così tante volte, non ci sono abituato. E dicevo: non ci sono abituato neanche io, cosa cazzo succede? Fatemi bere che c'ho sete. Sto parlando da troppo tempo senza fermarmi. Quindi sono distrutto la gola. Che già non è in una buona condizione perché ho dovuto urlare tutto il tempo, però. Dude, ma vieni al Bra Comics, che è letteralmente la cosa più triste del mondo nella mia città. Nice. In caso sei divertito? Sì, sì, sì. C'è avuto il suo momento dove tutti parlavano di Pokémon ed era del tipo: io non so niente. Io sto qua e cerco di capire qualcosa. Però per il resto tutto bene. Sì, mi ha fatto la bodyguard del mio fratello, certo. Lecce Comics. Fine di Luca Comics cambia solo qualche lettera. So. Cambia poco, ma fa la differenza senza alcun punto. Sì, basta, sono tutte le news praticamente relative alla Games Week di Milano. Yes. Perché se lo stanno che c'è velocemente in Italia? Perché è vero. È corretta come cosa. È giusto così. Vuoi recuperare la sub di quello sfigato di rosso che sta piangendo? Dov'è? Ah, è qua. No. Posso anche non recuperarla. No. Si fa senza. C'è bisogno. Era rosso. Real Comic Con. Adesso si vedrà comunque, perché questa è l'ultima fiera dell'anno. Prossimo anno si vede come va. Se c'è comunque modo e tempo di fare come cosa, ovviamente. Se sei a ridosso comunque qualcos'altro di che è impegnativo, o comunque sarebbe troppo un casino da organizzare il tutto, perché comunque alle fiere non sono abbastanza famoso a dire: mi pagano vitto e alloggio e mi fanno la camera 5 stelle, hotel incredibile con pure bidet e lavatura di palle. Non c'ho niente del genere. Io sono andato letteralmente da solo a Milano con biglietto del treno a casa di mio fratello, perché adesso c'è l'appartamento perché lavora a Milano, e andavo a piedi fino alla Games Week. Quello lì lo potevo fare easy, perché più che altro il costo era pagare il biglietto del treno. Devo sia volare da qualche parte, sia prendere il treno, sia trasporti, sia a casa, sia cazzi e mazzi. È un po' casino, ovviamente, però ovviamente tutta la voglia del mondo ci avrei, però comunque dipende da quanto tempo ho, quanto sono impegnato, se è comodo o meno. Ci sono diversi passaggi comunque a fare una cosa del genere. Ovviamente mi piacerebbe sempre farlo, ma non è sempre possibile farla come cosa. Beh, se c'è anche la lavatura di palle inclusa, non penso che ce la farei. No, anch'io ce la farei, però per il momento non ho avuto ancora richieste del genere. Alcuni punti c'erano, eccetto la lavatura di palle, quindi ho sempre rifiutato. Appena arriverà anche la lavatura di palle potrò farci un pensierino serio. Fino ad allora non ne sono molto sicuro. Russo, grazie al abbonamento con Prime per un anno. La prima di fuoco. Albi ha ragione e libro è stronzo. Thank you. Pyraster, grazie al abbonamento con Prime per la prima volta. Benvenuto. E Sottino, grazie al abbonamento con Prime per 7 mesi. Hola. Quanto sei stanco dopo il Milan Games Week? Abbastanza. Abbastanza stanchino, no? Infatti la live di oggi sarà semplicemente appunto per fare... Torniamo a fare live. Ritorno di tutto. Vi racconto un po' di aneddoti a riguardo. Poi finiamo la live un pochino più presto. Vado a finire di editare il video per domani, perché voglio fare anche quello lì oggi. C'avevo voglia. È da 4 giorni non registriamo niente. E poi vado a nanna per bene. E mi metterò la sveglia alle 12. No, quello non lo so. Però... E prendo qualche bustina. No, sono già le bustine che ho messo. In realtà dovrei mettermi da parte qua, così vedo chi l'ha chiesto, così dopo non le perdo. Quella in realtà non è brutta idea, perché non l'ho ancora fatta. Ho sentito un paio di aneddoti di Dario Moccia. Quel ragazzo è veramente folle. Beh, Dario Moccia è sempre stato così. Vedeva da vlog random che comparivano 20 anni fa. Ecco qua, ce l'abbiamo qua. Bustine commenti.
Nice. Video esce domani. Dovrebbe essere un video di Reddit quello di domani. Di domani. Sto lavorando a video di Reddit, l'ho registrato oggi pomeriggio. Easy peasy. E dovrebbe uscire domani. Oddio. Sul canale potrei Dark Souls 1 o tutta... oppure tutta la serie. Iniziamo con Dark Souls 1, poi si vede. Diciamo che port Dark Souls 1 sia perché è l'unico che non ho ancora mai toccato sul canale in nessun modo. Sia perché è un po' una preparazione per Elden Ring, diciamo. Non posso giocarmi l'intera serie prima di Elden Ring perché non c'è fisicamente il tempo, però almeno posso giocare quello lì per fare un po' di introduzione a tutto. In che senso che torni alla normalità? Non capisco. Che non sono più fuori casa 24 ore su 24. Sono tornato a casa normalmente. Però, appunto, come ho detto, il titolo è Ritorno alla normalità o forse no. O forse no perché se tutto va bene, a fine mese sono comunque di nuovo a Milano io. Perché c'è un'altra cosa da andare a fare a Milano. Sono stato invitato a fare, a meno che non salti tutto all'ultimo secondo, cosa potrebbe succedere. Bisognerà vedere. Dovrei essere già di nuovo a Milano entro fine mese per fare altre cose, quindi... tutta la normalità per circa 2 settimane, poi mi sa che devo partire di nuovo, però ci sta come cosa. Sono contento comunque di fare questa cosa qua. E ti possiamo incontrare? No. Per come è fatta la cosa, no. Però... No, in generale, che non posso neanche organizzare una cosa per vederci, perché sennò quello diventa un casino. Potrei provare a farla io una carta fanmade di Gravier con lo stile della Lord di Dario Moch. Si può farla, sì. Non ti dico di no, ovviamente mi fa piacere vederla. Se metti su anche su Reddit, volentieri, diventa content per i video. Potrei farla io una carta. Ah, di nuovo, perché ho visto che Lord aveva risposto. Sono già distrutto, mi sono fermato un secondo a parlare e mi c'è tutta la stanchezza in un colpo solo, incredibile. Sta contento che inizi a fare collab. Dai, ci sono voluti 7 anni, però sto un pochino migliorando a livello di interazioni con le persone umane. Ci è voluto un po', ma ci siamo. Un pochino. Non senti la mancanza di un nuovo Mario? Ma certo, volentieri, se esce un Mario Odyssey 2 lo gioco frame 1. Esce, sono lì a giocarlo. Comunque prima di video di Mario a casa 80k, sì. Sta consigliando finalmente i video di recente. Non so benissimo perché, penso che siano dei video migliori che ha mai fatto sul canale. Probabilmente quello lì aiuta di sicuro, però finalmente qualche video consigliato. E comunque, come sempre, con Frozen è sempre il metodo di paragone. Come, visto che ho detto, uè, hai visto che mi stanno consigliando i video? Frozen è tipo, let's go, stanno consigliando i video. Abbiamo fatto comunque paragone statistiche. Frozen non carica un video da tipo 4 mesi, no, 4 mesi no, però nell'ultimo mese comunque era super impegnata, ha caricato 3 video in totale. Fa comunque, non facendo niente, quasi quello che faccio io. Yeah! Non molto io in questo caso. Non per lui, non per me. Quindi non più lo stile New Super. Cioè? Un'alternativa da ora in poi Mario avrà solo capito 3D. Quindi non più lo stile 3 Super. Ah, ci starebbe, eh? Ci starebbe. Secondo me è una cosa sbagliata, perché comunque sono due cose differenti. Però avrebbe senso, secondo me, fare giochi principali Mario 3D, giochi in 2D Mario Maker. Perché Mario Maker a questo punto sostituisce tutto. 134.000, by the way. Addirittura arrivo a 135. Addirittura d'arrivo, ma anche vicina. Se tiene il ritmo. Let's go. Frozen aspetta che fare il nuovo Natale contro Gaver. Natale contro Gaver 2, che sarà... Cazzo, c'è Gaver che sta superando Frozen. Lo sarà, sì, che sarebbe conto. Se succede davvero e ci siamo vagamente vicini, io gli propongo 100 su 100. Senza alcun dubbio glielo propongo come cosa. Perché sarebbe carino da fare. Nervir, ringrazio 95 bits. Ciao Gary, bentornato. Hai visto nel Milano Games Week? Siccome sono una persona che si vergogna della propria bomba, non sono riuscito a parlarti. Non ti preoccupare, in realtà tutti possono arrivare. Ci sono un sacco di persone che ogni tanto erano super impanicate, che tipo, oh mio Dio, sono un sacco emozionato. Però vi dico, non vi preoccupate, sono un coglione che passa lì. Sono il titano dei nani io. Con il titano dei nani potete sempre parlare. Nessun problema.
È tipo il miglior titolo che abbia mai inventato. Il titano dei nani. Io sono il titano dei nani. Venite lì, sono tranquillissimo. Mi parlo un secondo, ci facciamo una foto. Se volete fare scena muta, io non mi preoccupo, tanto l'ho fatta anch'io mille volte. Non mi preoccupare. Sono passato io anche un sacco di volte. Easissima come cosa. E dopo l'essere perfetto, ecco il titano dei nani. Che bello. Oddio. Perché quanto è alto, signor titano? 1,70. Non ho abbastanza alto per essere considerato alto. Non ho abbastanza alto per essere considerato nella media. Ma il più alto dei bassi. Titano nei video e non nella realtà. Beh, nei video non so perché c'è questa percezione che dei video sembro più alto. Non ho idea. Che non faccio niente di specifico per sembrare più alto. Forse perché la telecamera non è puntata qua sopra che mi punta verso il basso, ma è altezza occhi, quindi non c'è un punto di riferimento chiaro da capire. E forse anche io mi tengo abbastanza dritto, quindi non sembro troppo basso. Tipo nel video con Richard eravamo circa la stessa altezza. Uno, perché eravamo seduti. Due, perché io sempre che devo tenermi un pochino alto per non perdere quei pochi centimetri che ho, quindi... Io allora mi dai la PS5, sembro un gigante, esatto. Anche Lord sei più alto di me, sì. Sei lì comunque. Se sei più alto non sei 1,95. Sei 1,75 al massimo. Da quel che mi ricordo, potrei essere stronzo io, però. Poi 1,75 un po'. Io sono 1,75 un po' più alto. Ok, sì, allora mi ricordo perfettamente. Mi ricordo esattamente la fascia. Comunque siamo lì, di vicini. Lord è un gigante, quindi. Sì, Lord ormai è nella fascia delle persone medie, quindi non possiamo considerarlo un nano, purtroppo. Un gnomo. Ci ha traditi. Ci ha lasciati da soli. In fondo. Beh. Allora. Mi sono dimenticato di nuovo questo qua, ma lo teniamo perché sta di un sacco carino al Federal Store. Abbiamo le bustine community, che le avevamo riscattate quanto tempo fa? 55 minuti fa. Beh, ho parlato un pochino, gente. Ero in mezzo al discorso, non volevo terminarlo così a caso. Facciamo pure un aggiornamento di a che punto siamo con l'album. Vediamo cosa ci è arrivato e dove siamo adesso. Siamo finalmente ufficialmente a metà album. E abbiamo due doppioni in totale. Una mia e una che è comunque una gold, quindi dai, non è il più brutto doppione del mondo. Questa è metà album e... Ok, siamo proprio qua a metà album. Con Fossoso, Piantina, Astrid, Alex Du, Fano, con due carte addirittura, Mikish. Staccato, questa pagina è parecchio buona, considerando tutto incompleto. E qua, è così. Dai che se vieni a casa mia è un RTX per te. Guarda, ci vengo domani se c'è un RTX per me, non è che scherzo. Molto volentieri. Non sono affatto contrario a una cosa del genere. Il valore di tutto il quaderno, la maggior parte del valore del quaderno è una singola carta, quindi non ti saprei dire. La singola carta vale più di 100 euro, quindi quella fa la maggior parte del quaderno, te lo assicuro. Oh! Allora, abbiamo le bustine di Ran Severino e di Alex Riela. Mi sembrano entrambi nomi nuovi, non mi ricordo che fossero presenti in passato nell'album community, quindi penso che siano delle nuove facce e dei nuovi arrivi nell'album community. Aiuto! Voglio. Perché sto morendo dal caldo. Ero troppo esagitato. A quando la delle penitenze? Appena riuscirò a fare tutto. Abbiamo un sacco di cose da fare, dobbiamo ancora andare avanti con Mario Odyssey Kaizo, dobbiamo finire Inscription, Inscription voglio finire presto, dobbiamo ritornare pure con Terraria perché da un po' che non portiamo Terraria. Un po' di cose. Venerdì esce Diamante e Perla. Troppa roba. Severino? Severino come l'edicolante che c'è a Roma? È una cosa molto comune, Severino, no? Mi sembra troppo nuovo.
A parte gli scherzi, che RTX ti serve? La 3090. No, no, cioè, in realtà, se cercavo una scheda, pensavo tipo a 3070, possibilmente. Una roba del genere, comunque qualcosa che fosse buono e fosse un upgrade sopra la mia 1060. La mia 1060 comunque non è male, ma non è neanche nulla di incredibile ormai. Prima o poi dovevo cambiare il computer perché stanno dei problemi con i programmi di editing. Ho trovato un modo comunque per evitare i problemi di editing, però non so perché si presentano. Vorrei evitare di avere zero problemi tecnicamente. Quello sarebbe l'obiettivo. Psicognomo. E Psicognomo si presenta. Viene richiamato e si presenta Psicognomo. Inclinati un po' più in qua. Grazie mille. C'è proprio, vado a cercare i bug. Thank you. Oh, ma alla fine il link di Mouse per una teppella, Gavir? Non ce l'ho. Te lo devo dare? Ricordamelo dopo. Questo qua è voltaggio sfolgorante. Di sicuro ci sono delle carte che non ho ancora visto qua, però ormai abbiamo aperto parecchie carte. Non ci dovrebbe essere troppa roba nuova, eccetto uno Zero Hour Reverse Solo. Questo invece è nuovo. Forse non l'avevo ancora visto. Nice. Possiamo passare alla playlist chill. Avevo messo la playlist type. È un buon momento per la playlist chill. Mettiamo come canzone della playlist chill qualcosa a tema Pokémon. Questa va. Campo basso. Meglio. Ti è tanto bello carico. Stavo iniziando a sentire la tua mancanza. Bisogna di sapere come finisce description. Quello torneremo presto. No, è troppo alto invece. Insieme a boss e basta. E... speriamo che non succeda la stessa cosa che è successo l'altro giorno con colpo fusione. Speriamo. Per evitare. Per evitare di fare una cosa del genere. Non ci crederai, ma ti ho conosciuto cercando Sakura di Shoryu su YouTube e ho visto il tuo best of Shoryu. Beh, ci sta, se non sai risolvere il puzzle, tecnicamente puoi cercarlo. Quello non è uno dei puzzle più difficili, senza alcun dubbio. Comunque belli questi ultimi set. Ultimi set di carte Pokémon sono tutti belli. Anche colpo fusione non è a livelli di, secondo me, di evoluzione terre. Se la compete molto di più con il regno glaciale. Perché ci sono delle carte molto belle in colpo fusione e anche in regno glaciale. Però sono tutti molto bellissimi. Questi ultimi set qua sono tutti belli. Acqua. Oh, Psicognomo. Ancora presente Psicognomo. Mi piace ascoltare la place quando gioco a Genshin. E devo mettermi adesso in pari con Genshin. Devo ancora pullare per Utao. Sudoku. È arrivato un Sudoku. Attenzione. Inteleon Baby Shiny. Non ci ho pensato che ci potesse essere pure nella reverse qualcosa di raro. Un Baby Shiny. Oh, non abbiamo ancora trovato una Full Art Shiny, ma almeno una Baby Shiny. Sudokato. Nice. Questa come Shiny è una delle migliori che ho visto filmata, le Baby Shiny. Comunque è diverso come Pokémon, una posa un pochino interessante ci sta. C'è qualcos'altro dietro? No, ma ci accontentiamo di Inteleon Baby Shiny. Questo qua è un punto. Ci sta, ci sta. Le Baby Shiny per me sono migliori rispetto alle B-basi. Sono più rare tecnicamente. Perché ce ne sono così tanti in un singolo set che a livello anche di prezzi costano leggermente di più. Nel mio paese ho trovato un tuo sosia alto tipo 1,50 m. Uguali. Allora non siamo uguali. Io sono un titano dei nani, non sono un nano. Sono un titano dei nani. Non facciamo confusione. C'è una differenza evidente tra i due titoli. C'è una differenza evidente. E Ranseverino a questa. Bella, mi piace. Ma non è male. È andata bene secondo me. Non è andata una rainbow incredibile, pazzesca, ma... però comunque questa va. State sicuro molto meglio sotto altri. Ranseverino. Un pochino non usciva una baby shiny. Intellion è su 15 euro. Cazzo, meglio del 90% delle carte che puliamo di solito, quindi non è andata neanche male. Colpo fusione. Persone giapponese, però, quindi qua ci sono delle carte differenti rispetto al colpo fusione che uscirà. È già uscito in realtà in Italia. È uscito venerdì. Gente, sapevate che con il 5%. No, con il codice sconto grave avete il 5% di sconto sui prodotti del Federic Store. E non a caso, l'altro giorno è uscito. Il 12 è uscito colpo fusione. Secondo me sia già scontato, quindi non so se potete utilizzare il codice sconto. Ma se vi interessa, è lì comunque. Carte giappo. Virizion. Sarà anche Terrakion, Ecobion e Keldeo? Non credo. Va bene. Elulisk? Questo Elulisk mi piace un sacco. Mi sa che l'avevo già visto, ma è davvero bello. Mi piace molto. Non è Slagma. Non è Gumi. Non è Gudra. Lui è Helioptile. Non è Heliolisk? Mi faccio sempre confusione tra i loro due nomi. Sliggoo, ecco com'è questo.
uno Staryu. Staryu. Niente di che dietro. Non mi ricordo il suo nome. Non me lo ricorderò mai. Uno dei più dimenticabili, secondo me. Lui è uno dei, secondo me, di Pokémon più dimenticabili in assoluto. Gorebis. Gorebis, esatto. Gorebis e l'altro sono, secondo me, tra i più dimenticabili in assoluto. Come si chiama l'altro? Non è Haunter. Huntail. Visto che qualcosa comunque nel mio cervello si collega. Non era corretto, ma qualcosa aveva funzionato. Secondo me lo sono i Pokémon più dimenticabili in assoluto. Non mi vengono mai nessuno in mente. Non sono neanche brutti. Oddio, Gorbis è un pochino brutto. Huntail non mi fa cagare. Non è bello, ma non mi fa neanche troppo cagare, dai. Ci sono di peggio. Ma non essendo neanche così tanto brutto, te lo dimentichi proprio perché è bruttino, ma non è il più brutto. Quindi è in quella fascia di terra di nessuno. Army Barbie, cazzo, abbiamo detto proprio 16 mesi. Salve, bentornato. Ata, non lo so. Di nuovo psicognomo. What the fuck? Siamo a 3 su 3 psicognomo. Com'è? Sto è Fragore Ribelle. Fragore Ribelle, ci sono un sacco di carte. Ce ne sono 192. Non tante quanto Colpo Fusione. Colpo Fusione ce ne sono 260. Un pochino di più. Però questo set qua ce ne sono tantissime. Quindi ci possono essere ancora delle comuni e non comuni che non abbiamo ancora visto. Questo site era bello. Vullaby, me. Drifi, ci sta. Magmar, facca. Yamas di Galar, ci sta. Scyther. È un Wizzing di Galar. Anche questo l'abbiamo già visto in passato, quindi lo conosciamo. Colpo Fusione illegale, davvero. Beh, ci sta che sia un set così grande perché hanno tagliato un sacco di carte dei vecchi set. Dovevano comunque includerle in qualche set, quindi dovevano prima o poi tirare fuori un set gigante. Hanno scelto di farlo con Colpo Fusione. Secondo me ci sta. Secondo me non è brutta scelta perché... Perché se facevamo l'evoluzione terra con un sacco di carte e un sacco di carte rare e tutta roba lì, diventava un set gigantesco e c'era tutto lì. Non avevano distribuito niente. Però c'ha dei problemi di aver diviso determinate carte che perdono un pochino di senso alcuni artwork, secondo me. Però vabbè, il pull rate è bassissimo. Credo che sia più che altro un discorso del non essendoci troppe alternative art. Essendo la carta che la gente cerca, la probabilità di trovare alternative art in realtà è uguale a evoluzione terra. Però essendocene di meno, semplicemente capita meno spesso, però comunque sono delle cose interessanti, no? Tecnicamente non dovrebbe essere così male. Cosa è giapponese, quindi non c'è l'energia. Stavo pensando niente. Stadio di Fulmi, non mi ricordo il suo nome. Eplin. Waltoy. Bagon. Appleton. Ok. Spacchetto oggi. Stiamo facendo i pacchetti community, sperando di trovare qualcosa di carino per compensare la sfiga dell'altro giorno. Al momento tale non è andato male. Per il momento non è andato male, quindi già mi ritengo soddisfatto. Oh! Stava vomitando? Sì. Stava vomitando mele. Se no come attacca Appleton? Se non vomitando mele. Su via. Cos'altro potrebbe fare? Psicognomo. What the fuck? Perché i Giappone hanno energie? Perché è uno spreco. Cioè questa carta qua di energia non mi serviva mai niente. Se voglio dell'energia, uno, sono già pieno. Due, prendo un Elite Trainer Box dove te ne danno 40. Avere 40 in realtà semplicemente rende il pacchetto più grande, ma non serve a nulla, non te ne fa niente l'energia purtroppo. Cioè, secondo me dovrebbero levarle. Secondo me dovrebbero fare anche dei pacchetti più piccoli, però con dei set più piccoli cambiamo un pochino il sistema, perché così è impossibile completare un set. Però non lo faranno mai perché ci guadagnano. Credi che lo facciano? Nah. Avo, grazie alla donazione di un euro per portarti fortuna. Avo, ti prego, portami fortuna. Queste spade scudo base. E troviamo un Senti Scorch base. Non c'è niente di speciale, vabbè. Avo non mi ha portato fortuna. Ma mi porterai fortuna con la prossima bustina, ovviamente. Non è che questa la bustina in cui aveva effetto. Era questa qua la bustina che aveva effetto. Perché quella io avevo già aperta. Quindi non aveva importanza. Non c'era l'efficacia di Avo. Quindi questa qua è quella che è importante. Sembra ovvio. Distrutto, ma tanto non è un problema ormai. Posso distruggere le bustine. Ho già prese tutte. Ecco. Dai. Aspetta, adesso con colpo fusione hanno cambiato il back delle carte. Codice, l'hanno cambiato. Non è più orizzontale, diventa verticale l'artwork. Che mi rovinerà tutto.
Perché? Perché sì, nessuna ragione. Se gente mi rovinerà il fatto che non riuscirò più a riconoscere niente. Mi trovo una carta di persona tipo, oh mio Dio, panico. Psicognomo? No, ma... ma non è possibile. Non è possibile. 5 su 5. O 6 su 6, non lo so. Ho perso il conto ormai. Sono letteralmente tutte. Ma perché succedono queste cose? Con quale probabilità? Ah, boh, mi dispiace. Non ha funzionato. Tra l'altro anche Alex Riella, che sono le sue bustine, non abbiamo incontrato niente. Gran festa. Bustina di gran festa, dai. Dai, gran festa. Dacci qualcosa di buono. Qua dentro non c'è un'energia, quindi non possiamo trovare un'altra energia psico. Abbiamo comunque un codice, però. E abbiamo quattro carte. Dacci qualcosa di bello, dacci qualcosa di vintage. Dammi un Grauden del Team Magma. Vai! Fan Ho-Ho, ok. Buona prima carta, mi piace. Ho-Ho e Lugia Kant sono una figata loro. Uno degli attori migliori secondo me di questo set qua. Uno Zekrom, anche Zekrom mi piace, però purtroppo niente carta vintage. E neanche niente sul fondo. Questa pacchetta qua di gran festa, un peccato, ma ci sta. Scorsa volta ci è andata bene, quindi non mi sorprendo troppo. Non si legge gran festa? Gran festa, sì. Cosa ho detto prima? Ho detto qualcosa con l'aria moscia? Ho detto gran festa. Oh, gran festa. Le diumo, je ne sais pas. Listen. Gravier. Che però si pronuncia Gravier. Come si pronunciava il cognome? La tecnica di Gravier. Era? Mi hanno detto che non era corretto Gravier. Gravi. Sarebbe Gravi. Che merda il francese. Cioè non si dice neanche Gravier. Ma che cazzo di lingua è? Cioè è lì perfetto. Gravier diventa Gravier. No, è Gravi. Cosa serve la E allora? Cosa me ne faccio la E? La E è la R. Funetica zero. Oh! Centro commerciale. Per andare a comprare i tuoi bidè per lavarti le palle. Nuovo Slagma, di nuovo. No, questo è Mancargo, però. Evoluzione di Slagma, famoso per Slagma Balls, che ti lecca le palle. Nuovo Pikachu, la mascotte di The Pokémon Company, che ha due palle rosse sulla faccia. Abbiamo Pangoro, con questo mantello gigantesco che palesemente è separato in due parti. In realtà non è il mantello, sono le sue palle. Seguito da... oh, finalmente una carta! Ed è pure un Eevee! Sono sempre contento di trovare Eevee. Eevee sono delle buone carte. Flareon! Flareon V, in Giappo, che in Italia non esiste come cazzo un promo. Perché? Perché sono stronzi. Flareon V, let's go! Quest'anno non potremo mai trovarla se non in giapponese. Quindi è... in realtà è positiva come cosa. Tutte le carte di virus che puoi trovare, in realtà quelle che non arrivano in Italia sono le migliori. Nice! Così abbiamo fatto le nostre bustine community. E le palle di Flareon, cioè, gente, palle di Flareon è chiarissimo. È chiarissimo, ma non vedete? Devo dirlo io? No, lo vedete. Su via. È di uno scontato per prima. È di uno scontato. C'è neanche bisogno di dirlo. Ci fa vedere l'energia, adesso le prendo. Sono curioso anche io. Ho sbagliato. Buono. Buono. Nice. Allora, fatemi prendere un secondo l'energia. Una. Due. Tre. Quattro. E 5. 5 su 5. Tutte di così tanti pacchetti, tutte energie psico. Niente altro che poker.
Se si giocassi a poker. Non ci ho giocato a poker. Mai una roba del genere. Apro carte Pokémon. Cazzo. Perché? In Frozen apriamo un box di carte Pokémon. Frozen trova 4 Noivern. Stiamo tirando fuori carte del gioco di carte collezionabili Pokémon. Stiamo giocando a poker. Qual è l'obiettivo del gioco? Cosa significa? Non mi significa niente, non mi torna. Non mi torna. Non è possibile. Poker con le carte Pokémon? Si può fare, non è così difficile. Basta decidere cosa fa cosa. Sono rimaste le bustine di Gran Festa? No. Quella era l'ultima bustina di Gran Festa che c'è al momento attuale. Sedge. Per un po' vuol dire non ci saranno. Fino a che non mi arriva un'altra scorta. Da FedEx Store, 500 di sconto. Codice sconto Gavira, fino a fine mese. Potete utilizzare il codice sconto e basta. Se vi serve, potete utilizzarlo. Io che aspetto 4 giorni per abbonare. Perché Gavira non fa live, però penso problemi e quindi mi voglio abbonare. Non succede nulla. Ah. Se non ti compare la cosa per condividere roba simile, ricarica la pagina, dovrebbe aiutare qualcosa lì. Tra l'altro mi sono perso prima. The Dark Queen, grazie al abbonamento con Prime per la prima volta. Benvenuto anche a te. Salve. Muoio dentro. Prossimo codice sconto Riccardo tutto grande. Grande Riccardo. Vabbè, non ci avevo pensato. Mi ha preso la sprovvista. Mi ha preso la sprovvista completamente. Allora, gente. Avete domande per me? Perché se non avete domande... Cosa ne pensi dell'emozione del dislike? Penso che non sia una buona scelta. Non... Tutti i social che ci hanno elevato il tasso di dislike non... ci hanno seri problemi, quindi non capisco perché vogliano levarlo. Non penso che potrà nulla di positivo. Soprattutto perché hanno detto: ah, serve per aiutare i creator a non avere un punto di vista negativo e aiuterà con la mental health dei creator. Non è vero un cazzo, perché non sarà più visibile a livello pubblico. Il creator lo vede comunque. Quindi... è semplicemente per le grandi aziende, sono del tipo: voi, abbiamo fatto la nostra nuova pubblicità, non vorremmo trovarci con un video con 10 like e 100.000 dislike. Non è che potete fare qualcosa a riguardo? Se ti facciamo qualcosa a riguardo, non ti preoccupare. Presente goli. Spero che non lo facciano, però palesemente la motivazione è quella lì. Qualsiasi altro che hanno tirato fuori non ha nessun senso, anzi, è il contrario di quello che dicono loro. Assolutamente.
Ho parlato prima dei content creator che ho incontrato a Games Week. Ho fatto un mega discorso, quindi adesso non voglio rifarlo tutto perché abbiamo speso letteralmente un'ora a parlare tutto l'argomento, quindi se te lo vuoi recuperare comunque la live su chi avrà live o ti puoi guardare il VOD qua su Twitch. Adesso non voglio fare di nuovo un discorso, però ho incontrato un sacco di gente, sono tutti un sacco carini, sono andato d'accordo con tutti. Non ho avuto ancora una faida con nessuno. Presto però arriveranno, perché prima o poi devo decidere qualcuno con cui arrabbiarmi e creare un po' di flame, perché era un po' di movimento, però per il resto molto attuale, tutti d'accordo, tutti contenti, tutti felici, basta. Quando vai a tornare a Milano? Se tutto va bene torno a Milano fine mese, dovrebbe essere un weekend, però fine mese tecnicamente. Adesso mi devono dare ancora dei news al riguardo, però dovrei tornare su all'incirca quei giorni lì. Onestamente facendo così mi sto addormentando davvero. Con il fatto che mi sono attivo a fare qualcosa e sono un secondo fermo mi sto addormentando sul serio. Sto davvero addormentando, non è una buona idea. Devo smetterla. Sto spegnendo. Devo fare un attimo una cosa. Redattiamo. Se ci mettiamo in live, faccio volentieri un raid. Perché adesso penso che possiamo concludere per oggi. Domani vi faccio sapere se facciamo live comunque a sera normalmente o se facciamo un orario strano. Perché appunto c'è Frozen in Toscana. Non so se lui vuole fare un pranzo insieme, una cena insieme. Devo ancora vedere. Quindi vi terrò aggiornati se domani facciamo live alla solita ora alle 8. Seppure devo anticipare, roba del genere. Vi farò sapere in ogni caso. E basta. Facciamo un redattiamo che l'ho incontrato appunto l'altro giorno. Non ho potuto parlarci troppo, però. Anche lui. Sta proprio un barbo guaglione. Facciamo un raid. Noi lo attacchiamo con i chop muscolosi e le spade. Lui risponderà con i loli, come sempre. Perché palesemente i loli sono inferiori a un chop shad. Mio Dio, senza alcun dubbio. Cosa di cui sono più sicuro in tutta la mia vita. Va bene, gente, buonanotte. Grazie di essere passati. Adesso finalmente siamo tornati con il live tranquillamente. E ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao a tutti, grazie di essere passati. Ciao! Addio! Fuck!